Un saluto a tutti gli amici di Telefonino.net. Oggi proviamo Zenfone 6, più grande della famiglia Zenfone di Asus, dove troviamo anche la versione da 4 e da 5 pollici, questo a 6 pollici di diagonale, risoluzione HD, processore Atom di Intel, sistema operativo ovviamente Android con interfaccia utente Zen UI. All'interno della confezione presenti i classici manuali di istruzioni rapide di garanzia, un caricabatterie con porta USB da 1.35 mAh in uscita, abbiamo poi un cavo dati USB, micro USB, una cuffia auricolare stereo di tipo in-ear con il tastino di risposta, buona qualità, presenti anche dei gommini per adattarsi a vari tipi di padiglione auricolare. Rimettiamo la confezione da parte, occupiamoci delle generose dimensioni di questo Zenfone 6, che sono di 166.9 x 84.3 x 9.9 mm di spessore, abbastanza pesante, 196 grammi di peso, ovviamente l'ergonomia non è il suo punto di forza. Design caratterizzato sulla parte anteriore da questo inserto in alluminio con il classico motivo a cerchi concentrici di Asus che abbiamo visto anche su altri device della gamma Zen, una back cover in policarbonato che va ad abbracciare anche tutto il profilo laterale, è leggermente porosa, assicura una presa sicuramente migliore ma va ad empirsi notevolmente di impronte. Sul lato destro abbiamo i tasti per la regolazione del volume, il tasto di accensione, spegnimento e blocco che andiamo subito a premere, accendiamo il telefono, lato inferiore con il connettore micro USB ed il microfono principale, il lato sinistro è pulito, sulla parte superiore invece abbiamo il jack audio da 3.5 mm ed il secondo microfono per il sistema di soppressione dei rumori ambientali. Sul retro è presente la fotocamera principale, 13 megapixel, sensore di Panasonic con un'apertura f2.0, il flash a LED, un po' più in basso abbiamo l'altoparlante di sistema. Sulla parte anteriore, protetta da un vetro Gorilla Glass 3 della Corning, abbiamo una fotocamera da 2 megapixel, ovviamente i sensori di luminosità e di prossimità, un piccolo LED di notifiche di 3 tasti funzione capacitivi con feed a vibrazione, purtroppo privi della retroilluminazione. Tra l'altro abbiamo anche la possibilità di personalizzare il comportamento alla pressione lunga del tasto multitasking scegliendo tra un paio di funzioni, tra cui anche la possibilità di scattare uno screenshot del display. Per quanto riguarda invece la batteria, rimuoviamo la back cover, la batteria comunque è integrata, è da 3300 mAh, davvero un'ottima durata di questa batteria con il mio classico utilizzo che prevede la ricezione di molte notifiche, soprattutto per quanto riguarda social network, email in push e anche servizi di messaggistica istantanea. Una 30ina di minuti di conversazione mi ha permesso di arrivare a sera con ancora un 25-30% di autonomia, quindi sicuramente un'ottima durata, un utilizzo più moderato soprattutto per quanto riguarda le notifiche porterà sicuramente a coprire quasi un paio di giorni. Sono presenti tra l'altro anche dei sistemi per ottimizzare la durata della batteria che li vedremo tra un istante. Qui abbiamo anche i due slot per la SIM card in formato micro e quello per la micro SD e andiamo a rimettere la back cover e parliamo del punto di forza di questo device che è appunto il display, 6 pollici di diagonale, un IPS capacitivo multitouch, risoluzione HD da 1280x720 pixel e ad una densità che anche se è di soli 245 ppi devo dire che comunque riesce a non far percepire molto i pixel. È abbastanza buona la visibilità alla luce diretta del sole, ho trovato la luminosità non troppo elevata ma i colori sono comunque molto buoni. Andiamo all'interno della nostra galleria. Anche l'angolo di visione tutto sommato è molto ampio, soprattutto su questo asse che è quello che più ci interessa, soprattutto quando dobbiamo vedere filmati oppure come in questo caso delle foto. Buoni sicuramente, ben bilanciati i colori che tra l'altro possiamo andare a regolare tramite questa applicazione che si chiama Splendid, che ci permette appunto sia di andare a regolare la temperatura del bianco sia andare a regolare la tonalità e la saturazione dei colori. Direi che tutto sommato nelle impostazioni standard sono sicuramente ben bilanciati. Per quanto riguarda invece il processore, andiamo tramite questa applicazione a vedere come sia presente un processore Intel Atom 1
uno Z2580, un dual core da 2 GHz con tecnologia Hyper Threading. Abbiamo poi una GPU Powerware, una 544 MP, e 2 GB di memoria RAM, che devo dire permettono a questo telefono di essere davvero molto fluido e reattivo in tutte le sue funzionalità. Anche i giochi girano molto bene, come vedremo anche il browser si comporta egregiamente. Devo dire che sicuramente questo processore riesce a far girare bene questo telefono, complice ovviamente anche la diagonale del display, che è la risoluzione soprattutto del display, che è una HD. Comunque, per quanto riguarda invece la memoria integrata, sono 16 giga, di questi 16 giga circa 3.7 sono occupati da file di sistema. Tra l'altro abbiamo la possibilità di impostare la micro SD, che può essere, che può ospitare appunto una micro SD, lo slot può ospitare una micro SD di una capacità massima di 64 giga, può essere impostata come disco di scrittura predefinito. Tra l'altro abbiamo anche la possibilità, tramite impostazioni personalizzate, di andare ad attivare, per quanto riguarda il display, una modalità a guanti, quindi una maggiore sensibilità, e qui, come detto, abbiamo la possibilità di impostare il disco esterno come disco di scrittura predefinito. Per quanto riguarda le reti, abbiamo il supporto alle 4 bande GSM, GPRS ed Edge, 4 bande anche per quanto riguarda l'UMTS HSPA+, 42 megabit al secondo in download e 5.76 in upload. Abbiamo il Wi-Fi BGN, monobanda, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot e anche il Miracast, il Bluetooth è il 4.0. Abbiamo anche la porta USB con supporto MTP, quindi può essere riconosciuto da un computer come un media player oppure come una fotocamera grazie al supporto PTP. Non è possibile invece collegare chiavette ed accessori tramite l'apposito adattatore, perché il device non supporta la funzionalità on the go. Abbiamo poi un buon ricevitore GPS assistito, come sensori abbiamo l'accelerometro, il giroscopio e la bussola. Il sistema operativo ovviamente Android, vediamo subito la versione installata, si tratta della 4.3 Jelly Bean, dovrebbe essere imminente l'arrivo di KitKat e speriamo che non bisognerà attendere troppo per farci arrivare anche la versione Lollipop di Android. Interfaccia utente sviluppata da Asus e la Zen UI davvero ben realizzata, ricca di tante funzionalità, anche se su questo device trovo che non sia stata molto ottimizzata, soprattutto per quanto riguarda le dimensioni. Tutto sembra infatti un po' troppo grande. Anche qui nell'app drawer abbiamo una griglia di soli 4x4 e anche qui nella tendina delle notifiche i quick toggle sono davvero molto molto grandi. Tra l'altro, per visualizzarli tutti va fatto anche uno scroll. Questa appunto è la tendina delle notifiche, questi 4 quick toggle sono fissi, tutti questi possono essere personalizzati, presente lo slide per andare a regolare la luminosità del display, un pinch out ci consente di andare ad aumentare o diminuire il numero delle home screen e di impostare quella predefinita. Abbiamo poi questo widget, si chiama What's Next, tra l'altro lo ritroviamo anche nella lock screen qui sulla parte destra, e ci consente sempre di avere sotto controllo le nostre attività anche per quanto riguarda le notifiche. Abbiamo anche la possibilità di display spento facendo un doppio tocco rapido sul volume di entrare direttamente all'interno della fotocamera, oppure possiamo ovviamente fare uno swipe direttamente su queste tre icone per entrare appunto nelle relative applicazioni. Per quanto riguarda altre funzionalità, entriamo all'interno delle impostazioni. Abbiamo la possibilità di attivare una modalità semplificata, quindi molto più semplice da utilizzare, soprattutto per chi ha le prime armi con uno smartphone. Abbiamo la possibilità di attivare queste modalità di risparmio energetico, c'è un risparmio energetico massimo che va a massimizzare la durata della batteria sospendendo le connessioni di rete quando il device entra in sospensione. Abbiamo poi anche un sistema ottimizzato che mantiene attive le connessioni di rete ma va comunque a migliorare la durata della batteria, e poi abbiamo questo personalizzato che ci consente, se attivato, di andare ad impostare tutta una serie di parametri per quanto riguarda la luminosità relativa a queste modalità di utilizzo del device. Abbiamo anche la possibilità ovviamente di limitare la disconnessione delle applicazioni a queste impostazioni che necessitano appunto delle connessioni di rete. Andiamo a disattivare il risparmio energetico. Tra le altre funzionalità, torniamo nuovamente all'interno delle impostazioni, abbiamo queste di personalizzazione di Asus che ci consentono di andare a
personalizzare il comportamento del tasto multitasking, possiamo sia tenerlo premuto per accedere direttamente al menu oppure per accedere per effettuare uno screenshot del device. Abbiamo la possibilità di attivare la modalità guanti, quindi un'interfaccia utente sicuramente ben realizzata. Tra l'altro è stata personalizzata anche l'interfaccia della fotocamera, che vedremo tra non molto. Ma passiamo alla parte telefonica. Abbiamo la ricerca rapida in rubrica, è presente anche la possibilità di aumentare notevolmente la dimensione del tastierino numerico. Abbiamo la possibilità durante la conversazione sia di registrare appunto la chiamata sia anche di prendere delle note. Proviamo a comporre il 190, mettiamo in viva voce, il volume è al massimo. Allora, per quanto riguarda la qualità tramite l'altoparlante di sistema, non mi piace moltissimo, soprattutto per quanto riguarda il volume, che non trovo particolarmente elevato. Buona invece la qualità tramite la capsula auricolare, senza nessun tipo di problema anche la ricezione del segnale di rete cellulare. Passiamo adesso alla messaggistica. Questo è il client per messaggi di testo, che possono essere ovviamente arricchiti da oggetti multimediali. Possibile anche creare delle blacklist sia per quanto riguarda i messaggi che per quanto riguarda le chiamate. Possiamo anche inserire ovviamente emoticons e modelli di testo preimpostati. Questa invece è la tastiera personalizzata da Asus, possibile sceglierne la grandezza. Abbiamo la possibilità di immettere il testo anche tramite swipe. La velocità è abbastanza buona, solo che quando scriviamo davvero molto rapidamente ho notato che ogni tanto possiamo perderci qualche lettera per la strada. Comunque è comoda nel suo utilizzo con questi tasti molto grandi. Abbiamo tra l'altro anche la possibilità di dettatura vocale grazie al motore di Google. Viene riconosciuta anche la punteggiatura, tra l'altro anche in modalità offline. Abbiamo anche la possibilità di impostare rapidamente sia il suono sia anche il livello di correzione automatica, che devo dire che funziona davvero molto bene. Per quanto riguarda invece le email, presente ovviamente Gmail, ma presente anche questo client per configurare messaggi in formato POP3, IMAP4 ed Exchange. Tornando al discorso dell'ottimizzazione dell'interfaccia utente, anche qui come è possibile vedere tutto è molto molto grande. Poteva essere stato magari utilizzato un carattere un po' più piccolo e avremmo visto qualche messaggio in più. Comunque, client di posta elettronica un po' ovviamente datato, non è possibile effettuare uno swipe per cancellare il messaggio. Abbiamo comunque la possibilità di visualizzare messaggi in HTML, ma senza il pinch out per avere la panoramica completa del messaggio. Comunque, la navigazione all'interno di un messaggio HTML è sicuramente molto fluida. Passiamo adesso alla navigazione web, presente ovviamente sia Chrome sia questo browser stock di Android personalizzato da Asus. Qui abbiamo i siti più visitati, entriamo all'interno di telefonino.net. Siamo sotto copertura Wi-Fi, doppio tap che ci consente di adattare la colonna alla larghezza del display. Buono lo scroll. Entriamo all'interno di una news, aspettiamo il caricamento. E qui abbiamo invece il doppio tap che ci consente di riformattare il testo per adattarsi alla larghezza del display. Anche se effettuiamo un pinch per regolare il livello di zoom. Tra l'altro abbiamo anche uno zoom intelligente, perché una volta che abbiamo impostato un livello di zoom desiderato possiamo fare un doppio tap e viene offerta nuovamente la panoramica. Nuovamente doppio tap e torniamo esattamente al livello di zoom che avevamo preimpostato, e questo non avviene su tutti i browser. Andiamo anche su Repubblica. Presente ovviamente la vista in formato desktop che attiviamo subito. Tra l'altro qui è presente anche questo cursore che ci consente di effettuare uno scroll un po' più preciso. Tra l'altro è solo presente qui sul lato destro. Aspettiamo tutto il caricamento di questa pagina di Repubblica. È stato effettuato. E lo scroll, devo dire che tutto sommato è abbastanza fluido, considerando la mole di dati che vengono visualizzati su questa pagina. C'è ovviamente qualche scattosità, però devo dire che tutto sommato non va a compromettere la qualità della navigazione. Proviamo ad entrare all'interno di una notizia, proviamo ad entrare in questa di Valentino Rossi. Ovviamente questa è una diretta della gara che oggi ha vinto.
anche qui direi che lo scroll tutto sommato è buono. Allora, direi una buona qualità per quanto riguarda la navigazione web. Passiamo alla multimedialità, apriamo ovviamente la fotocamera, questa è l'interfaccia unificata sia per quanto riguarda foto che video. Vediamo quelle che sono le impostazioni a nostra disposizione, questa per la modalità fotografica, ci sono tutta una serie di modalità di scatto che possiamo impostare, scatto panoramico, HDR, indietro nel tempo, che ci consente di catturare già degli istanti antecedenti al nostro scatto fotografico, modalità luce bassa permette di mantenere l'otturatore aperto per qualche istante in più, la foto però viene ridotta ad una 3 megapixel, ma i risultati sono sicuramente molto buoni. Possibilità di selfie utilizzando la fotocamera posteriore, vengono rilevati i volti e viene scattata in automatico la foto. Modalità tilt shift, profondità di campo, quindi una sorta di refocus, rimozione degli oggetti, scatto con sorriso, ritocco fotografico. Abbiamo anche la possibilità di registrare delle brevi animazioni GIF. Per quanto riguarda invece i video, abbiamo anche qui il tilt shift, anche qui la possibilità di migliorare la qualità dei video in condizioni di scarsa illuminazione, e poi abbiamo la possibilità di registrare i video al rallentatore. Andiamo a vedere le altre impostazioni, sono davvero tante, possibilità di regolare ISO, esposizione, andare anche a regolare ovviamente la risoluzione delle foto, massimo 13 megapixel se impostiamo un rapporto in 4 terzi, scendiamo a 10 megapixel per il 16 noni. Abbiamo poi la possibilità di andare a regolare anche la qualità dei video, ovviamente abbiamo una risoluzione massima full HD, stabilizzatore video che può essere attivato, ovviamente uno stabilizzatore digitale che però porta la risoluzione all'HD, quindi ai 1280x720 pixel, e poi abbiamo anche tutta quest'altra serie di impostazioni, tra cui anche lo scatto, il multiscatto e la possibilità di andare a regolare queste altre impostazioni. Sono davvero tante, ma la qualità è sicuramente buona delle foto e dei video che vengono catturati. Andiamo a vedere la nostra galleria. Eccola qui, allora questa è una foto scattata con la modalità che vi ho fatto vedere, la modalità notturna, praticamente questa era il posto che stavo fotografando completamente al buio, con la modalità attiva si riesce praticamente ad avere una illuminazione, questa ovviamente combinata anche con l'illuminazione del flash. Per quanto riguarda invece le macro, anche queste direi che sono sicuramente di buona qualità, vengono catturati molti dettagli. Anche questa mi è particolarmente piaciuta, tra l'altro qua nella galleria abbiamo la possibilità di ingrandire davvero tanto per quanto riguarda lo zoom. Buone tutto sommato anche le foto in campo largo, anche se andiamo a vedere questo palazzo lontano è sempre abbastanza ben definito. Solo notato un po' dove c'è questo contrasto del bianco delle nuvole che resta un po' rosato in certe situazioni, però direi sono veramente delle piccolezze. Questo è un controsole. Questa è una foto in 4 terzi, massima risoluzione, un'altra macro ricca e dettagliata. Trovate ovviamente tutte le foto sulla pagina di telefonino.net, questa è una foto con quella modalità di refocus, quindi viene messo a fuoco il soggetto in primo piano e viene sfocato tutto quello che c'è dietro. Questo invece è un video full HD. Lo zoom ovviamente un 4x, la possibilità di messa a fuoco che non è automatica ma va forzata con un tap, ma la regolazione continua dell'esposizione. Quindi 13 megapixel, buona la qualità di questa fotocamera. Per quanto riguarda invece i video, vediamo cosa riesce a riprodurre questo Zenfone 6. Tra l'altro non vi ho mostrato una funzione interessante, che è questa microfilm, una sorta di Zoe, praticamente viene creato una piccola clip con tutte le nostre foto che ovviamente possiamo scegliere, e ci sono diversi temi a nostra disposizione, questi che vedete qui sulla destra. Ovviamente il filmato può essere salvato e condiviso, simpatica questa funzionalità. Tra l'altro poi per ogni fotografia ci sono fornite tutta una serie di informazioni, tra cui anche il meteo e anche la grandezza e tutta una serie di informazioni supplementari. Davvero completa questa possibilità, ma eravamo entrati all'interno della galleria,
batterie per vedere il player video. Vediamo cosa riesce a riprodurre questo Zenfone 6. Allora, sono riprodotti gli MP4 fino alla risoluzione Full HD, non vengono riprodotti i DVX, vengono invece riprodotti gli MKV privi della traccia AC3. Per quanto riguarda invece il player audio, abbiamo invece musica che ci dà la possibilità di andare a visualizzare brani per artista, per genere, compositore. Possiamo ovviamente andare a gestire le nostre playlist. Andiamo a riprodurre un brano, volume al massimo. Abbiamo tra l'altro la possibilità, tramite le impostazioni, tramite ovviamente questa applicazione, di andare a personalizzare anche la qualità musicale a seconda dell'attività che stiamo svolgendo. Torniamo nuovamente all'interno del player musicale. Allora, la qualità tramite l'altoparlante di sistema anche in questo caso non l'ho trovata particolarmente brillante, volume non particolarmente alto. Buona invece la qualità tramite il jack audio da 3.5 mm, e come detto sono buone anche le cuffie che vengono fornite in dotazione. Passiamo adesso al gaming. Abbiamo ovviamente Asphalt 8, che viene già riconosciuto alla sua massima risoluzione, massimo dettaglio grafico. Aspettiamo che venga caricato e andiamo rapidamente a giocare una partita. Aspettiamo i classici tempi di caricamento. Ci siamo già anche un po' avvicinati alla videocamera, così mostriamo meglio anche il dettaglio grafico, che qui ovviamente è massimo, quindi con tutti gli effetti in tempo reale. Animazione iniziale che scorre abbastanza bene, qualche piccolissimo rallentamento anche qui, però devo dire che nel gioco si comporta sicuramente molto bene. Cominciamo distruggendo un po' di macchine qui. Un po' di derapata controllata, un po' di nitro, un'altra curvona in derapata, e direi che il frame rate è sicuramente molto elevato, curva e siamo primi. Quindi un'ottima giocabilità di Asphalt. Tra le applicazioni che invece abbiamo già preinstallato da Asus su questo Zenfone abbiamo queste qui relative a Zenlink. C'è PC Link che ci consente di avere il mirroring di tutto il device, di tutta l'interfaccia del device su un PC tramite appunto questa impostazione che va installata tra l'altro anche sul computer. Remote Link che invece ci consente di utilizzare il device come un mouse, e poi abbiamo anche questo Link che ci consente di condividere rapidamente immagini con altri device. Presente poi all'interno di quest'altra cartella, le ho un po' raggruppate queste altre funzionalità, abbiamo Supernote, che è davvero una buona applicazione per quanto riguarda le note. Possiamo ovviamente scrivere a mano, abbiamo diverse possibilità di scelta per quanto riguarda le penne, i colori, la grandezza del tratto. Abbiamo davvero diverse possibilità anche di andare ad inserire immagini, video, piuttosto che forme geometriche. Quindi un'applicazione che è un po' ricalca quella che abbiamo visto sul Note, ovviamente un po' più semplificata. Qui purtroppo non è presente la S-Note, però devo dire che tutto sommato è fatta molto bene. Presente anche la possibilità di prendere rapidamente degli appunti che possiamo ovviamente poi anche posizionare come dei post-it sul display. Ovviamente è presente un gestore per quanto riguarda i file. Abbiamo poi anche questo Do It Later, che in pratica è un'applicazione che va a raccogliere tutte delle notifiche che riceviamo, che vogliamo, a cui vogliamo dare un'importanza secondaria. Quindi ad esempio riceviamo una chiamata, non possiamo rispondere, clicchiamo all'interno della notifica, ce la ritroveremo direttamente all'interno di questa applicazione e potremo andare successivamente a leggerle piuttosto che a richiamare un contatto. Ci sono tutti questi vari tipi di attività. Anche in questo caso, come è possibile vedere, il carattere utilizzato in questa Zen UI secondo me è stato un po' troppo grande e non si riescono nemmeno a leggere alcune funzionalità. In conclusione, quindi, l'Asus Zenfone 6 è in vendita in diverse varianti di colore al prezzo di 299 euro.
Zenfone 6 è un device destinato ad una particolare fascia di utenti che desiderano fruire maggiormente di contenuti multimediali, ma che devono rinunciare ovviamente anche ad una maggiore ergonomia. Se Asus da un lato ha integrato una funzione che va a migliorare l'utilizzo con una mano, dall'altro a mio avviso, come detto più volte, non ha ottimizzato la sua bella interfaccia Zen UI lasciandola un po' troppo grande e non in grado di andare a sfruttare al meglio le generose dimensioni del display. Buone comunque nel complesso le prestazioni di questo device, ottima l'autonomia. Punto a sfavore per l'assenza della connettività LTE e per l'NFC. Per telefonino.net, Antonio Monaco.